È l'ultima mattina che mi sveglio insieme alla Hyundai 30N. Ha praticamente 3 anni e ci ho fatto 40.000 km, ma è stata veramente la macchina dei miei sogni prima di acquistarla per tantissimo tempo. E quando l'avevo acquistata, oltre ad aver raggiunto un obiettivo personale, cavolo, ho detto, ma questa è veramente la macchina perfetta. È sportiva, si può usare da daily car. Con 3 modifichine diventa veramente incazzatissima esteticamente e di motore ancora di più. Sapete che pensare che comunque sta andando via mi lascia un po' con l'amaro in bocca, come se non l'avessi sfruttata abbastanza. Però purtroppo ho deciso di cambiarla per prendere altrettanto una macchina incredibile. Ma il problema vero di tutto ciò è perché ho deciso di cambiare la macchina. Sapete che a me il fatto di stare a casa fermo quando ci sono poche cose da fare perché arriva l'inverno mi crea problemi, cioè inizio a vagare troppo con la testa. Quando piove, come vedete, c'è tanta noia a casa, tanto tempo libero soprattutto d'inverno rispetto all'estate, quindi stiamo andando a vedere una macchinina nuova molto interessante. Ragazzi, ho trovato un'occasione di macchina incredibile e mi sono fiondato a vederla. Su AutoScout l'annuncio dava Milano. Chiamato, posso venire a vederla? Direzione Milano. Insieme a me in questa giornata piovosa mi sono portato il buon Tino e Ivo, anche loro molto curiosi di vedere la macchina. E arriviamo davanti a questo concessionario Aston Martin, dove in teoria ci doveva essere la macchina. Questa qui prendiamo. Guarda che è troppo opaca questa. Facciamo il giro del concessionario. Però tanto per iniziare vedo che dentro il concessionario c'erano solo Aston Martin, quindi già un po' dico potremmo comunque aver cagato fuori dal vaso. Giro però dico, cavolo, mi fa un po' strano entrare in questo concessionario vedendo solo ste auto. Fammi fare una chiamata. E quindi è qui dove c'è Aston Martin Milano. Mi fa Milano? Perché nell'annuncio c'era scritto che la macchina era Aston Martin Milano. A parte che non c'è nessuno, poi sembra solo Aston Martin. Non è un Aston Martin. Che stiamo tornando? È a Latina. What the fuck, bro? È a Latina. Latina è a Roma. No, scherzo, dai. Non è a Latina, è a Torino però. Andiamo bene. Vabbè, comunque. Sì, siamo dovuti andare fino a Torino. Perché sì, sull'annuncio di AutoScout c'è scritto Aston Martin Milano, però in realtà siamo a Torino. Cambio di programma improvviso, per fortuna una giornata del cavolo piovosissima, quindi direzione Torino sotto una pioggia torrenziale. Classica pausa al ristorante tipico di tutti i giorni. Sai dov'è l'arco dorato? Classica pausettina pranzo al Mac. Ed eravamo pronti a entrare nel concessionario. In realtà in questa giornata sono riuscito anche a far venire lì a Torino un ragazzo che voleva comprare la Hyundai. Così l'ha vista, l'ha provata. E spoiler, si è deciso, perché tra poco gliela consegniamo. Però ritorniamo a noi. Ormai eravamo arrivati al concessionario. Rivenditore, ragazzi, di Lotus. Percepisce. Era quella, dici, che volevi prendere. Che poi quando piove, esatto, è perfetto. Già all'interno del concessionario aveva delle macchine particolari, devo dire, ma non da stile Toto. Infatti dicevo, ma dov'è? Come può essere che sia qui la mia macchina che ha un altro stile rispetto a queste auto? Il nostro referente però ci dice di seguirlo e ci porta davanti a questo portone di capannone gigantesco. Apre il portone e ci si palesano davanti una ventina, ragazzi, di Lotus Emira nuove di pacca. In mezzo a tutte queste Lotus però c'era nascosta proprio la mia macchina. Figa, guarda lì. Che bella che è comunque. Non tocca piano. Raga, è lei. L'effetto spacca. Molto, eh? Wow. A sto giro però caghiamo fuori dal vaso, mi sa, ragazzi. Stiamo facendo uno step di auto. Però mi ha lasciato senza parole. Io non parlo, perché io non parlo. Per me è già presa. Già è già andata. Se non fosse così saresti un po' là. Dire di no, la macchina dal vivo, quando la vedi veramente così dal vivo, cazzo dici no, vabbè. Ricordiamoci però che è sempre un'auto usata. È vero, è in un concessionario, ma comunque ha avuto un proprietario. E nel mercato delle auto usate è veramente un attimo prendere una fregatura. È la mia prima volta che acquisto un'auto usata, quindi ho detto, ciao, fammi sentire il buon Ivan, che è sicuramente più esperto di me. Zio, usapratico.it. Se vi serve scoprire tutto il passato di un'auto o una moto usata, loro vi forniscono un report dettagliato del veicolo. È un servizio made in Italy e soprattutto questo report viene generato in tempo reale. Serve solo una cosa, la targa del veicolo. E tutti i dati che troverete nella certificazione veicolo provengono da fonti ufficiali della pubblica amministrazione, come il PRA o la motorizzazione. Potete vedere quanti proprietari ha avuto il veicolo, in particolare l'ultimo proprietario di quest'auto sono io perché l'ho già acquistata. Le
vi dice se il veicolo ha subito furti o fermi amministrativi, lo storico del veicolo e soprattutto, cosa più importante, il grafico con l'andamento del chilometraggio. Spesso le auto usate vengono schilometrate, nel senso che gli viene abbassato il conteggio dei chilometri per renderle più giovani. La mia auto è del 2024, quindi non ci sono ancora revisioni registrate. Però vi faccio un altro esempio. Come vedete, quest'auto nel 2012 aveva raggiunto 130.000 chilometri. Come per magia nel 2014 sono diventati 83.000, per poi ritornare nel 2018 a 124. Poi trovate anche per esempio la sezione per vedere se la macchina è stata importata e davvero tantissime altre informazioni. Questo servizio della certificazione veicolo costa pochi euro. Ne vale la pena perché avete la sicurezza che almeno state pagando quell'auto per quello che è stato dichiarato. Se state valutando, come ho fatto io, l'acquisto di un'auto o anche moto in realtà usata, secondo me conviene veramente farlo, perché non buttate via i soldi. Trovate il link di pratico.it in descrizione e tra l'altro col mio codice Toto avrete anche uno sconto. Ora però, ragazzi, sta arrivando Gabriel da Savona per ritirare la sua nuova auto. Nuovo proprietario dell'auto. Oh. Abbiamo già fatto il trapasso, la macchina è sua, tutti gli effetti. Ci devo ancora credere, devo ancora realizzare che è mia. La cosa bella è dare proprio la macchina, so che la do anche a un mio fan, una persona che mi segue, quindi abbine cura, eh. Ok. Bella. Ciao raga. Ciao. No. Madonna. Non ci credo, raga. Raga, fa sempre male vedere le proprie macchine andare via, posso dirlo. Sta arrivando una nuova macchina, ragazzi. Ma questa volta abbiamo cagato fuori dal vaso. C'è stato un problema ieri sera. Mentre stavo andando a ritirarla, ho ripensato un po' tutto quello che è successo nelle scorse settimane. Il fatto di aver perso gli sponsor. Tutte le persone invidiose che mi sono venute conto saranno veramente contente per questa cosa. Sono diventato un pochino più povero con la mia nuova M2. BMW M2 G87, ragazzi. 2024, il nuovo modello tanto criticato dagli amanti dei motori. Ho deciso di comprarlo, raga, perché cazzo, con il body kit che ha su questa macchina mi ha fatto veramente impazzire. Lei monta un 3000 V6 biturbo che sprigiona circa 460 cavalli e la trazione è solo esclusivamente posteriore. Non è come l'M3 che puoi ripartire davanti, dietro, solo dietro. Questa cosa comunque vi fa capire che sono proprio passato da una macchina che era trazione anteriore a una posteriore. Perché? Perché voglio divertirmi, raga. Questa macchina è per divertirsi, è per fare qualche traversino in giro, chiaramente nelle zone chiuse al traffico. Questa versione dell'M2, per chi non lo sapesse, è stata molto controversa perché esteticamente l'hanno cambiata tanto dalla versione precedente. È molto più squadrata, soprattutto i fari posteriori in foto non rendono, ma la macchina dal vivo vi assicuro che è veramente muscolosa di brutto, nel senso che è mega larga, super incazzata. Questa versione in particolare monta un kit Aero Parts in carbonio, kit ufficiale BMW, e solo il kit, raga, se lo comprate nuovo costa tipo 12.000 euro. Quando sono andato a vederla, raga, ho detto cazzo, non me la devo far scappare, non l'ho mai vista con questo kit, super rara anche con questo colore. Mi ha subito colpito diretto al cuore questa macchina. Adesso vi faccio fare un check completo della macchina perché veramente se lo merita. Colore blu Portimao opaco. Davanti troviamo tutto l'aero kit, presa d'aria in carbonio, lama completa in carbonio, non invasiva, perché non è estremamente grossa ma gli dà un tocco di classe in più. E la lama finisce direttamente in un'ala laterale che allarga a sua volta ancora di più la macchina. Non so se rende dal vivo, sia al davanti sia al dietro, esattamente in corrispondenza delle ruote, sono veramente molto larghi. Chiaramente davanti il loghettino M2. Anche questi fari sono un optional, non sono quelli originali, sono i full LED, sti cazzi e mazzi. In realtà la macchina io non l'ho configurata da nuova. La macchina aveva 3000 km, ma il primo proprietario era un concessionario che l'aveva presa da usare in qualche evento, qualche esposizione. Quindi proprio l'offerta con gli optional, il pacchetto estetico, era veramente, secondo me, conveniente. Anche se è costata un bel po'. E dopo che vi ho fatto vedere la macchina vi svelo quanto. Continuiamo, chiaramente arriviamo subito alle ruote. Davanti cerchi da 19, dietro invece da 20. Particolarità proprio dell'M2, che ha il diametro delle ruote diverso da posteriore anteriore. Altro lippettino aggressivo in carbonio. Specchietto
tetto con cover full carbon, altra minigonna laterale molto corta, quindi molto strana in realtà come minigonna. Anche sulla ruota posteriore abbiamo questo dettaglio in carbonio con i tre segni come l'anteriore. E si arriva dietro, dove abbiamo sempre questi rivestimenti laterali in carbonio con diffusore posteriore in carbonio. E il tocco di classe, raga, questo spoiler, ce ne fanno tanti aftermarket spoiler grossi, minchia, che diventa una bestia. Io volevo qualcosa che la incattivisse ma rimanesse comunque no da terun. Questo è un terun. Oltre ad avere il vetro posteriore e lunotto oscurati, ultima chicca di questo kit estetico M-Performance: tappo della benzina in carbonio con la scritta chiaramente M-Performance. Esteticamente, raga, secondo me è veramente bellissima. Dal vivo fa un'altra scena che in video e in foto. E sicuramente il colore così opaco fa accentuare, insieme a tutti questi rigonfiamenti, i muscoli della macchina. Passiamo all'interno, raga. Sedili pelle alcantara. Non sono i sedili in carbonio, raga, costavano tipo 12.000 euro in più di optional. Direi no. Tutte le finiture qui sono, non so neanche, ha una trama strana, non so neanche come definirlo. Credo che sia un finto alluminio con una trama a rombi. Volante chiaramente M. Il volante ha le palettine. Questi due tastini rossi servono per settare delle mappe personalizzate. Tutta la macchina all'interno ha dei LED che si possono anche cambiare chiaramente di colore. E sulle portiere in più ha questi LED che di giorno in realtà è anche colorato proprio, cioè non è fatto di stoffa o tessuto, è proprio un LED che di notte però veramente fa il suo effetto. Chiaramente io voglio solo cambio automatico. I puristi della BMW so che vogliono il cambio manuale, ma raga, veramente il cambio automatico è fenomenale anche in questa. Hai comunque le palette e soprattutto se la usi un po' in giro nel traffico di Milano è veramente molto più comoda. C'ha un televisore lunghissimo ed enorme qua davanti con mille e più funzioni, raga. Ieri ci ho smanettato un botto anche solo per capire come mettere le mappe. Devi stare lì un po' a pastrugnare. Particolarità che non ho mai avuto, una macchina a solo tre porte. Cosa molto positiva invece, baule, non è per niente piccolo. Per valigie o robe varie, raga, è veramente lungo e spazioso, quindi la bici ci sta tranquillamente. Non andreste voi a girare mettendo sulla dirt su questa macchina? Cioè, che stile ha? E comunque tutte le volte che guardo il suo bel culone. E questa non è una ragazza, è una macchina, specifichiamolo sempre ormai. Dal vivo è veramente fa paura. La parte interessante, raga, quanto l'ho pagata? Usata 3000 km ma con su l'aereo kit, che come vi ho detto, uno non ordinabile dal sito BMW se la configuri, ma devi prima comprare l'auto e poi fare richiesta M Performance Parts del kit, e con tantissimi optional all'interno. Il valore dell'auto, raga, da listino è 120.000 euro. Toto l'ha pagata 89.000 euro di preciso. Caput! Questo a tutti gli effetti, raga, è il video più costoso che ho mai fatto sul canale. Aspetta, specifichiamo, perché poi qui la gente pensa veramente che io ho comprato la macchina per fare il video. È solo che sono appassionato, raga, di motori. Mi piacciono, come mi piacciono le bici, mi piacciono un sacco le auto, le moto e tutte le cose che vi porto sul canale. Raga, mi stavo dimenticando una delle cose più importanti: il sound check. Non è possibile che una macchina da 120.000 euro suona come un aspirapolvere per me. No, questa non è accettabile. È un suo difetto, secondo me. Una macchina da 120.000 euro, perché il suo valore è quello, con quasi 500 cavalli, deve veramente suonare bene. Quindi, piccolo spoiler, avete già capito che modifiche faremo prossimamente. Questa macchina non è che me l'ha regalata, è il frutto di anni di lavoro. E soprattutto mai avrei detto di potermi permettere una macchina del genere andando in bici. Quindi non è per smargiassare, ma è per motivarvi che nella vita potete veramente arrivare dove volete se ci mettete impegno. Il mio all'inizio non era un lavoro, io giravo solo in bici perché mi piaceva girare in bici, e pian piano sono riuscito a farlo diventare un lavoro, poi sviluppandomi anche su YouTube, eccetera eccetera. Ma con veramente 14 anni di martellamenti, cadute, impegno costante, mai mollato un cavolo, infortuni pesantissimi. E spero veramente, come in tutti i miei video, che anche questo video vi serva da motivazione. La macchina l'avete vista, ve l'ho fatta vedere nei minimi dettagli, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. L'M2 era anche la macchina del buon Luca, e anche se non c'è più, spero lo stesso che da ovunque lui sia possa veramente apprezzarla. Se pensate che in questo video vi faccio vedere la prova della macchina, no no, ci facciamo un altro video apposta, così andiamo a vedere un po' la reaction di tutti i miei amici youtuber eccetera eccetera. Vi lascio solo come spoiler
il primo traverso che ho fatto ieri sera proprio con lei. La Madonna, oh, ma chi sei? Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't.